Tutti, eccomi qua, sono tornata, spero di esservi mancata e scusate, penso che risulterà un video un po' allucinato perché sono io estra allucinata. Sono tornata l'altro giorno, cioè ieri, l'altro ieri sera, e ho anche tutte le idee incasinate perché col fuso orario praticamente mi sembra di essere ancora. Quando è mattina mi sembra che sia sera, quando è sera mi sembra. Insomma, è un casino veramente. Una cosa che non auguro a nessuno. Pensavo di essere abituata perché dicevo, ma sì, faccio i turni, faccio le notti, quindi sono sicuramente abituata a tutti questi cambi di orari. Invece, fidatevi, veramente il jet lag, come viene chiamato, insomma, il fuso orario, è una cosa veramente che ti sballonzola il cervello. Quindi vabbè, sostanzialmente questa notte non abbiamo dormito. Alle 3 eravamo tutte e due svegli con gli occhi sbarrati, non riuscivamo più a dormire. Io sono riuscita ad addormentarmi verso le 7 e poi ho dormito fino alle 9 e mezza, quindi capirai. E lui invece, poveraccio, dopo alzarsi andare a lavorare, quindi sarà sconvolto. Vabbè, comunque, questo per dirvi che sono sconvolta, siamo sconvolti, quindi non so che video verrà fuori, però ci tenevo a farvi questo video anche perché poi domani ricomincio a lavorare, quindi non so quando avrò tempo di registrarvi, appunto di registrarvi il video. Poi volevo farvelo adesso che mi ricordo bene, ho nella testa fisso più o meno le cose da raccontarvi, anche se vabbè, le cose da raccontare sarebbero 10.000, non avete idea, in 2 settimane veramente abbiamo fatto una full immersion favolosa. Vabbè, vi spiego brevemente il giro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un tour organizzato, quindi un giro già prestabilito con il pullman e tutto quanto. Siamo partiti da Los Angeles, siamo arrivati alla sera a Los Angeles, anche se in realtà Los Angeles non è che non abbiamo visto molto, abbiamo visto solo Hollywood e Beverly Hills, perché Los Angeles è immensa, cioè è grossa come la Lombardia. Quindi anche bisognerebbe stare una settimana solo lì, 2 settimane solo lì. E poi siamo andati a vedere i vari parchi nazionali, tipo quello del Grand Canyon, vabbè, ovviamente il Grand Canyon è il più famoso, e altri parchi di cui adesso non mi ricordo bene i nomi. Comunque abbiamo visto alcuni dei parchi nazionali, appunto, tra cui sicuramente il più riconosciuto che è quello del Grand Canyon, che è veramente bellissimo, dei paesaggi veramente, veramente mozzafiato. E dopodiché siamo andati a Las Vegas, cioè abbiamo fatto un tour in cui ci fosse sia un po' di natura, tra virgolette, sia appunto perché il Grand Canyon è natura, sia anche la vista delle grandi città, appunto come Los Angeles, Las Vegas e San Francisco, che sono le città più grandi che abbiamo visitato. Appunto vi dicevo Las Vegas, dove però siamo rimasti abbastanza poco, siamo rimasti un giorno e mezzo, quindi insomma un peccato perché l'avrei voluta vedere un po' di più. E poi siamo andati a San Francisco, che è la città in cui siamo rimasti più tempo, ci siamo rimasti 3 giorni, infatti abbiamo avuto anche dei momenti un po' più liberi, cosa che invece nelle altre città non abbiamo avuto. Quindi San Francisco è la città in cui abbiamo potuto fare un po' più shopping, che abbiamo potuto vedere meglio da soli, perché comunque con il tour organizzato hai degli orari prefissati, sono molto inquadrati con gli orari, hai veramente pochissimo tempo per fare quello che vuoi, però del resto comunque è fatto anche apposta per vedere le più cose possibili, anche perché poi le distanze in America sono grandissime, cioè per andare da un posto all'altro ci passavano almeno 300 km da una cosa all'altra da vedere, quindi passavamo tantissimo tempo in pullman, dovevamo svegliarci presto per partire presto, insomma è una spacchinata, però veramente ne valsa la pena sicuramente. Siccome mi è stato chiesto dalla Leonora Magni, a cui mando tanti bacioni, ciao bella, di raccontare un pochino com'è la vita lì, appunto comunque quello che ho potuto vedere io, insomma, vi dico brevemente due cosine che ho capito, diciamo. Cosa che vabbè, sicuramente chi è già stato in America sa benissimo. E quello che mi posso dire per quanto riguarda le abitudini di vita degli americani, hanno delle abitudini ovviamente diverse dalle nostre, del resto siamo dall'altra parte del mondo. Specialmente per quanto riguarda il cibo, vabbè, mangiano cose diverse da noi, con un sacco di salsine, un sacco di. Vabbè, la pasta ovviamente non sanno neanche cosa sia, anche se ci provano a cucinarla, il caffè non sanno neanche cosa sia, fanno dei beveroni
che fanno veramente schifo. Mangiano molto presto, cioè fanno una colazione super abbondante, uova, bacon, quelle cose classiche appunto che si vedono anche nei film. Ho provato anch'io a farla, effettivamente come lo fanno loro è veramente buono. Poi a mezzogiorno si mangiano magari, mezzogiorno comunque all'ora di pranzo si mangiano magari un'insalatina giusto così per, e poi arrivano alle 6 di sera che hanno una fame della Madonna e quindi mangiano appunto alle 6 di sera. Il problema di mangiare alle 6 di sera potrebbe anche essere buono perché poi vai a letto che hai digerito tutto, bla bla bla, però tutto è adeguato, la vita lì è adeguata a questo, quindi praticamente alle 9 non c'è già più niente da fare. Non hai più niente da fare, quindi o vai a dormire o vai a dormire o vai a dormire, non c'è alternativa. O ti guardi la televisione, ma che cosa guardi la televisione in vacanza? Poi era tutta roba americana, non è che potevi metterti a guardare la televisione. Però la vita notturna, tranne a San Francisco che l'ho trovata invece un po' più attiva da quel punto di vista, ma perché è una città pienissima di turisti. Nelle altre parti, veramente, alle 9 non c'era già più niente da fare. E hanno poi questa cosa della mancia, che per noi è una cosa molto strana, perché allora praticamente chi lavora nei ristoranti, anche la stessa guida, lo stesso autista che è stato con noi durante il tour, oltre al loro stipendio, praticamente devono ricevere un 15% di mancia, perché lo stipendio che hanno quelli che lavorano lì, camerieri, gli albergatori, tutta questa gente, insomma, che offre dei servizi, ha uno stipendio, a quanto mi ha detto la guida, molto molto basso, e praticamente tutti lavorano in funzione della mancia, cioè il cameriere che vi serve al tavolo riceverà da voi un tot di mancia, che appunto si gira intorno al 15% di quello che paghi, e praticamente con questa storia della mancia, che è un casino da calcolare, almeno noi non abbiamo capito ancora adesso come si calcola, è un casino. Con questa storia della mancia praticamente sono tutti super gentili con te, ti offrono tutti il servizio migliore, cercano tutti di essere appunto al top del loro servizio, appunto perché sperano che tu gli dia una mancia superiore. Allora, se andate in America non prendete l'acqua, perché l'acqua ti danno l'acqua del rubinetto e fa veramente pena, è uno schifo. Cioè, adesso che ho bevuto l'acqua del mio rubinetto qua a casa mi sembrava oro, veramente. Infatti siamo andati avanti praticamente 2 settimane a Coca-Cola, perché la Coca-Cola lì te la danno come, te la tirano dietro proprio, non ne potevamo più di Coca-Cola. E mettono il ghiaccio dappertutto, aria condizionata e ghiaccio a palla dappertutto, anche a San Francisco dove comunque faceva abbastanza freschino perché è circondata dall'oceano, quindi fa abbastanza freschino, c'è una bella arietta. Anche lì l'aria condizionata a palla dappertutto, proprio una loro abitudine, non riescono a farne a meno, loro bevono tutto freddo, l'aria condizionata a palla dappertutto, è proprio, sono abituati così. Quindi portatevi delle sciarpine, dei maglioncini perché se ci andate, perché fa freddo, fa freddo, fa freddo. Niente, poi altre cose sinceramente non mi vengono in mente, ma comunque non è che abbiamo fatto proprio appieno la vita americana, perché comunque eravamo appunto con questo tour organizzato, dove eravamo tutti italiani, quindi insomma. E poi siamo andati in un periodo molto pieno di turisti. Comunque col senno di poi, adesso che ho visto com'è, se dovessi mai in un futuro tornarci ancora, penso che ci andrei noleggiando una macchina. E comunque ripeto, ci sono tantissime cose che ci sarebbero da dire, tantissime cose che servirebbero per chi decide di intraprendere un viaggio in America. Adesso non me ne vengono in mente, ma poi oltretutto se dovessi stare qua a spiegarvi tutto, verrebbe un video di 200.000 anni.